Carissimi amici di Santina, buona giornata da Puerto Maldonado. È il 12 dicembre, la festa della Madonna di Guadalupe. E abbiamo l'onore di essere qui con il Vescovo David e a vedere il progetto che come Fondazione Santina vogliamo portare avanti. Vicino a Sua Eccellenza c'è Padre Carlos, che è il rettore di questo seminario, la signora Olinda, che rappresenta noi qui in Perù, il maestro dell'opera, e il signor Hernán, che è il marito della signora Olinda. Siamo qui per chiedervi l'aiuto di 15.000 euro per contribuire a fare in modo che questa parte che voi vedete sia trasformata in 11 stanze per seminaristi e sacerdoti. Ogni stanza avrà il bagno e avrà un posto per dormire. Sotto, nella parte sotto, sono già state terminate le 11 stanze. Mancano queste 11 stanze. Siamo al 12 di dicembre 2019 e questo progetto noi lo vogliamo realizzare nel prossimo anno. Abbiamo avuto un incontro molto bello con Sua Eccellenza, stiamo facendo bene il protocollo di intesa. Vogliamo chiedere a tutti voi di essere a noi vicino, perché questa opera è un'opera molto bella qui in Perù, in Puerto Maldonado, dove inizia l'Amazzonia del Perù. Do adesso la parola a Sua Eccellenza perché anche lui dica qualche cosa ai nostri benefattori italiani. Bien, grazie mille. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas de la Fundación Santina que pues quieren colaborar con nosotros, ¿verdad? Con este vicariato de este rincón de la Amazonía. Esta es la casa del seminario. Aquí se han formado nuestros sacerdotes, nuestros seminaristas, sacerdotes de nuestras comunidades campesinas, de nuestros pueblos amazónicos y que ahora están sirviendo a su propio pueblo. Y nuestra ilusión es el poder mejorar las instalaciones para poder seguir, pues, hacer crecer esta iglesia local, ¿verdad? Agradecemos mucho todo el servicio, la visita de Monseñor Luigi con todo su equipo, con todas sus personas, y para nosotros es una alegría grande. Gracias, Excelencia. Ahora la palabra a nuestro padre Carlos, primero y después en italiano la señora Olinda. Por favor, una palabra. Muchísimas, porque no veo. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias a la Fundación Santina por este aporte que están teniendo con nuestra iglesia local del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Quedamos muy agradecidos. Gracias. Olinda, una palabra en italiano. Carissimi amici de Santina, noi siamo felici, poi ci troviamo in Puerto Maldonado. Ancora faremo un'opera di costruire un seminario. Per quello vi ringraziamo di cuore a tutti voi, da Puerto Maldonado, Amazonia. Grazie. E io spero di tornare a giugno per inaugurare qui questa bellissima occasione, questa bellissima costruzione. Affidiamo al maestro dei lavori, davvero, che per il primo di febbraio termini questo lavoro, però per il 30 di giugno vogliamo che sia concluso. Grazie a tutti voi, un saluto da Puerto Maldonado. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille. Grazie. Ah, sì,